dopo il terremoto. Alle 17, ultima tappa nella parrocchia di San Giacomo Roncole, omaggio al monumento delle vittime del sisma. Una delegazione di sindaci mantovani della bassa terremotata si sta già organizzando per poter essere nei luoghi che visiterà il Papa, e tra loro c'è anche chi vuole tentare di far sì che il pontefice possa fare una veloce tappa pure in terra mantovana. Non sarà facile, visto che la sua agenda del 2 aprile è già pienissima, ma tentar non nuoce, anche per non essere ancora una volta i terremotati di Serie B, cosa che peraltro, almeno nell'atteggiamento del governo, persiste. Nel decreto mille proroghe figura infatti la sospensione rate mutue per i comuni, la proroga esenzione IMU e zone franche urbane solo per l'Emilia. Carra pronti tre emendamenti perché questi vengano estesi anche ai comuni mantovani e per dirottare i fondi in eccedenza per la ricostruzione privata e deviarli sul patrimonio pubblico e sui rimborsi IMU ai comuni. Li presenterà in occasione della discussione del decreto terremoto Centro Italia, ma proprio perché il soggetto è diverso, gli emendamenti potrebbero non venire ammessi. Paiolo San Vito.